le feste, mi annoiava le cene. Vabbè, qual era la domanda? Se fosse un mobile. Ma che cazzo di domanda è se fosse un mobile? Rispondi. Marta e i suoi giochetti. Allora, se fosse un mobile sarebbe... Silenzio tensivo. Tan tan tan. Vintage, senza dubbio. A proposito di vintage, invece di perdere tempo col se fosse, mi date idee per la casa nuova? Casa nuova? Non potete capire. Sto cercando di convincere i miei a farmi andare nel vecchio appartamento di mia nonna. Solo che... troppo vintage. Ma è fighissimo, quello col giardino. Yes. Basta che ci metti due o tre cose stile industrial e cambia faccia. Sì, cambia faccia di tua nonna. Comunque, mio padre ha una scrivania che non sa dove mettere, al massimo te la posso dare. Magari. Oh, finalmente hai piazzato quel catorcio. No, ma che vuoi? Guarda che è buono, anzi, di legno pregiato. Sì. Ma ciò che fine ha fatto? A me non interessa. Raga, giuro, mi è passata. Certo, come no. E comunque Gio non viene, domani è un'interrogazione di fisica. Ma il super impiccio fra lei e Silvio come sta andando? E non lo so, ho perso qualche puntata. Silvio. Cambiamo argomento, per favore. Lo scopriremo venerdì. Che? Ma Silvio chi? C'è la festa di Edoardo. L'evento della stagione. Ma chi è Silvio? L'argentino. Gio se la fa con l'argentino. Vabbè, ma ti ricordo che vi siete lasciati 4 mesi fa, eh? Mia, ma tu sapevi qualcosa? No, assolutamente. Sì. Sì, scusami, non sapevo come dirtelo, mi dispiace davvero. Riprendiamo? E se fosse un animale? Sarebbe una stronza. Bella stronza. Che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito. Che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico.